Un saluto a tutti gli amici di smartword.it e benvenuti nei due minuti con smartword di oggi, mercoledì 16 marzo 2016. Oggi vi parlo di smartphone cinesi. È arrivata dalla Cina, anzi in realtà dal forum europeo di Xiaomi, una notizia non proprio bellissima riguardante i nuovi smartphone, anzi la nuova MIUI 7.2. Quello che è. C'è un nuovo sistema che blocca l'installazione di qualsiasi firmware che non sia il firmware ufficiale di Xiaomi. È una notizia abbastanza brutta, si aggirerà sicuramente, ma sta complicando la vita a chi realizza firmware europei per smartphone Xiaomi, come per esempio questo Xiaomi Mi 5. Nei due minuti di oggi sono curioso di aprire un dialogo con voi per capire che cosa deve avere uno smartphone cinese, con cinese si intende appunto un prodotto come questo che ha un firmware cinese, non che è prodotto in Cina, perché poi la maggior parte degli smartphone sono prodotti in Cina, per risultarvi interessante, perché sto notando un po' un calo di interesse verso questi prodotti che solitamente non hanno il Play Store e quindi va installato a parte, non hanno l'italiano e quindi bisogna localizzare alcune app di terze parti con Morlocale 2 e cos'altro. Hanno appunto i bootloader bloccati in certi casi, hanno app cinesi che non si possono levare e quindi magari qualche notifica che non c'entra niente con quello a cui noi interessa, e la maggior parte, questo Mi 5 compreso, non hanno la banda a 800 MHz per l'LTE, che a qualcuno potranno interessare, ma ormai nel 2016 inizia ad essere una problematica un pochino più sentita. Io mi sento, recensendo questi prodotti e provandone veramente tanti, che nei lettori, in voi, ci sia un sentimento sempre più di disinteresse, ovvero preferiamo spendere un po' di più, ma anche abbastanza in più, per un prodotto pensato per il mercato europeo piuttosto che un prodotto cinese che oggi lo compro, domani non so che problematiche potrò avere, qualcosa in italiano, qualcosa no. Certo, è un po' nello spirito italiano cercare di risparmiare il più possibile, questo l'ho notato, infatti ci sono pochissimi paesi come l'Italia in cui gli smartphone cinesi hanno un interesse così forte, ma in molti sembra starsi un pochino radicando l'idea che forse risparmiare per avere purtroppo queste problematiche può non valere più la pena. Per esempio, invece vi parlo anche di questo Meizu Pro 5 che riprendo in mano, che è assolutamente uno dei miei smartphone cinesi preferiti. Perché? Perché non lo considero più uno smartphone cinese. Questo Xiaomi, venduto ufficialmente anche nel nostro paese, ha un firmware per il nostro paese. Credo che abbiate ormai visto tutti la recensione di qualche mese fa ormai. Veramente un prodotto che ha cambiato anche la mia concezione di vedere la Flyme, che non è il mio firmware preferito, ma che in questa incarnazione internazionale l'ho trovato decisamente più interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per questi due minuti è tutto, un saluto da Emanuele Cisoli.